Siamo a Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto, a Biella, realtà artistica e culturale situata negli spazi dell'ex Onificio Trombetta, all'interno di un complesso di archeologia industriale. Città dell'Arte è un laboratorio creativo, una scuola, in cui nascono e si sviluppano idee e progetti per connettere l'arte con ogni ambito del tessuto sociale, attivando così un cambiamento in senso responsabile della società a livello locale e globale. A ottobre scorso è stata inaugurata Biella Città Arcipelago, sostenibilità e creatività in atto nel biellese, una mostra laboratorio territoriale che racconta, attraverso la testimonianza diretta di alcuni attori chiave, lo stato dell'arte della sostenibilità nel biellese oggi. L'esposizione non è una semplice vetrina di buone pratiche, ma il punto di partenza per avviare una vera e propria progettazione partecipata e condivisa con le realtà mappate e non solo. Dunque Paolo, perché una città situata ai piedi delle Alpi biellesi viene definita città arcipelago? Beh, la civiltà moderna biellese si è sviluppata non come le principali, diciamo, città industriali che hanno un centro abitato e al di fuori la campagna, quindi con un fuori dentro, con delle tensioni forti tra natura e artificio, ma si è sviluppata seguendo proprio l'orografia del territorio che dalle montagne scende verso la pianura attraverso cinque valli. E quindi c'è una distribuzione dei centri abitati che sono connessi da una matrice che è un grande mare verde. Quindi è un arcipelago di centri abitati connessi da questa natura fatta di campi, boschi, risaie, e fino ad arrivare ai pascoli montani. Allora Paolo, quale finalità si è prefissata Città dell'Arte con questo progetto? Il territorio in cui viviamo è un'opera, è una grande opera collettiva, consciamente o inconsciamente realizzata dai suoi abitanti. Bene, il nostro obiettivo è di diventarne consapevoli e di orientare la nostra opera insieme verso degli obiettivi comuni di bene comune. Paolo, Città dell'Arte in questi anni ha lavorato con le Nazioni Unite, con centinaia anche di realtà locali e globali, proprio su progetti di partecipazione per il bene comune indirizzati alla prosperità sostenibile. Ecco, è a questa esperienza che fa riferimento il progetto di Biella Città Arcipelago? Sì, abbiamo messo a punto alcune ricette per un canovaccio che, rifacendosi appunto a questa idea della commedia dell'arte, individua una trama e alcune grandi scene, ma poi saranno gli attori protagonisti di questa grande commedia, di questa opera, a di volta in volta metterla in atto e in scena in maniera diversa a seconda dei luoghi, dei momenti storici e della compagnia stessa. Questa trama individua il momento iniziale, la mappatura, no? la discesa in campo dei soggetti che si sentono attivi, che si sentono attori. E poi seguono i momenti di incontro, l'agorà, il momento pubblico, il confronto gli uni con gli altri, fino ad arrivare al cantiere che realizza le iniziative, le opere, le trame che sono state disegnate, progettate dagli attori in questo percorso. In tutto questo percorso ci sono già dei risultati concreti? Un tavolo di lavoro o gruppo di azione è partito
siamo a pochissimi mesi dall'inaugurazione della mostra. Tema energia, obiettivo elettrificazione di tutto il territorio biellese, non solo con le nostre forze, abbiamo coinvolto Enel Nazionale per un progetto pilota su cui impegnarsi tutti insieme. Come questo, negli altri prossimi mesi si svilupperanno altrettanto ambiziosi programmi guidati da ciascuno da un gruppo di lavoro o di azione. Ci accompagna in questa operazione come cabina di regia la Fondazione Biellezza e l'Associazione Biella Città Creativa UNESCO, insieme ad altri soggetti e attori del territorio con i quali Città dell'Arte è sempre in costante e pieno rapporto, l'Unione Industriale che ha un ruolo primario nella costituzione di questa infrastruttura. Città dell'Arte è dal 2019 che è impegnata alla realizzazione e allo sviluppo di questo progetto. Ecco, a quasi 3 anni dall'avvio, dall'inizio, quali sono le prospettive di tutto questo? Sì Luca, le prospettive sono innanzitutto l'ampliamento della mappatura per includere e raccontare in mostra nuovi soggetti attivi nell'ambito della sostenibilità e per arricchire anche la mostra stessa di ulteriori dati. In secondo luogo stiamo lavorando per l'avvio dei tavoli di lavoro, i gruppi di azione, per discutere insieme sulle tematiche urgenti del territorio. Paolo citava prima il gruppo sull'energia, ci saranno i tavoli sull'accoglienza, la formazione e l'alimentazione. E poi proprio per la realizzazione di piani di azione, ovvero vere e proprie proposte concrete da presentare alle istituzioni. In conclusione Paolo, anche questo progetto ha una sua dimensione formativa? Certamente Luca, non può che essere così, Città dell'Arte è una scuola, ma in questo momento storico la sfida epocale che stiamo vivendo comporta che noi impariamo a imparare sempre e dovunque, e per fare questo non possiamo che imparare a riconoscere l'altro come il nostro docente, e per fare questo dobbiamo imparare a metterci nei suoi panni e vedere il mondo con i suoi occhi. E questo ci porterà a imparare a cambiare i nostri costumi.